IVEX 2017, siamo al micro stand di Bianchi Industry e ci troviamo in compagnia di Davide Calderara, il responsabile commerciale Italia, che intanto invitiamo a salutare. Grazie, e un saluto a tutti. E al quale desidero chiedere intanto, questa è la tua prima esperienza nella manifestazione IVEX, qual è il tuo pensiero proprio su questo evento? Esattamente, è la prima IVEX a cui partecipo, sicuramente è stato un evento molto interessante da tanti punti di vista, contenuti, presentazioni, ma soprattutto devo dire che è stato un evento che ci ha portato degli ottimi risultati in quanto la convivialità che si è creata in questi giorni, grazie agli eventi, alle cene, ai pranzi, alla situazione del tutto informale, ci ha permesso di intraprendere nuovi contatti in maniera molto più facile che in altre situazioni. Passiamo invece a quello che è alle mie spalle, cioè il vostro nuovo modello che presentate qui nel corso di questa mini esposizione che ha seguito il primo giorno dedicato interamente alle votazioni del nuovo presidente, che ricordiamo è italiano, quindi gran bella soddisfazione anche per noi. Assolutamente, noi presentiamo ad IVEX la Lei 600 2 Cups. Fino ad oggi avevamo la Lei 700 2 Cups, questa invece è una macchina che praticamente nasce dalla 700 2 Cups ma ha uno schermo leggermente più piccolo, quindi abbiamo un monitor 21 pollici invece che 32 pollici, abbiamo il nostro nuovo modulo topping all'interno di questa macchina che verrà esteso su tutta la gamma di altoconsumanti e che permetterà di avere un topping all'interno della macchina gestito direttamente in proprio, diciamo come gestiamo oggi su Rubile le polveri, con sicuramente dei grandi vantaggi in termini di prezzo e di qualità del prodotto che andremo a erogare. La macchina permette di avere quindi una serie di bevande selezionate direttamente dal touch, topping e sciroppi fino a circa 365 consumazioni diverse gestite dalla medesima macchina, quindi sicuramente è una soluzione decisamente interessante con un prezzo di listino che si posizionerà un pochino più in basso della Lei 700 2 Cups e ci permetterà quindi di andare a toccare una soddisfacente gamma di clienti che oggi non serviamo ancora. Davide, un'ulteriore evoluzione di Bianchi Industry che negli ultimi due anni ha di fatto rivoluzionato quello che era il parco macchine, facendolo evolvere direi mese dopo mese, per non dire evento fieristico dopo evento fieristico. Che cosa accadrà a Venditalia 2018? Puoi già anticiparci quali saranno i modelli nuovi o comunque revisionati, rivoluzionati che andrete a presentare tra il 6 e il 9 giugno? Allora, forse è ancora presto per dirlo, nel senso che, come hai appena detto tu Fabio, ci sono state in questi mesi tantissime evoluzioni e tantissime nuove proposte. Siamo usciti col gruppo camera espresso variabile, siamo usciti con dei nuovi touch, usciremo con la telemetria, siamo usciti con questa nuova tipologia di macchina, quindi sicuramente ci sono tante novità ancora in cantiere e che sicuramente usciranno per Venditalia, ma l'idea è quella di continuare ovviamente a rinnovarci, continuare a offrire al nostro cliente, quindi al gestore, una serie di soluzioni sempre più innovative e che diano al gestore la possibilità di avere una redditività maggiore e una penetrazione verso i propri clienti sicuramente più impattante di quella attuale. Davide, grazie. Grazie a voi, grazie. Amici, noi continuiamo, non andate via. EVEX 2017 continua.